e qui dobbiamo riprodurre una notte stellata. Sollevate il telefonino, accendete la vostra torcia e illuminiamo la notte. Tutti! Dobbiamo oscillare, tutti, tutti, chi non lo fa. Manfredi, nel nome di Città della Musica, ha organizzato un capodanno di 4 giorni che è andato benissimo e stasera è una serata fantastica. Tanto divertimento, la gente ha voglia di divertirsi, di stare insieme, di iniziare un 2023 in allegria, e quindi ci sono più di 20.000 persone, forse anche 30, in piazza a divertirsi e a sentire la bella musica di Napoli, Peppe Iodice, un grandissimo divertimento. La più grande emozione è stata iniziare nel nome di Pino Daniele, ma con 40 giovani dei conservatori, quindi la tradizione che guarda al futuro. Stamattina eravamo al Pala Vesuvio in periferia, sempre con la musica dei giovani, ieri sera ci stava Arcomi e le giovani emergenti. Siamo stati al carcere di Nisida, abbiamo portato la musica in carcere. Domani finiremo con il maestro De Simone, e nel 2023 compirà 90 anni, quindi inizieremo il 2023 nel nome del maestro De Simone. Questa è Città della Musica, questo è il nostro capodanno e stasera tanto divertimento. Una grandissima emozione, più di 25.000 persone, quindi numeri pazzeschi, c'è una grande voglia di stare insieme, una grande energia, tantissimi napoletane e napoletani, ma tantissimi turisti, in un abbraccio che noi mandiamo a tutti coloro che oggi stanno in difficoltà, a coloro che stanno in guerra, quindi tanta energia da Napoli, però un'energia positiva per un mondo più giusto e un mondo più coeso. È una grandissima energia che parte da Napoli per un 2023 di speranza, di futuro, di giovani, ma anche di solidarietà e di equità. Quindi un grande buon anno che viene da Napoli e che abbraccia tutti. Buonasera a tutti! Buona festa a tutti, grande Napoli, grande energia in questa piazza, siete bellissimi, uno spettacolo straordinario. Abbiamo voluto fare una grande festa per Napoli, una grande festa per i napoletani e una grande festa per i tanti amici che sono venuti a Napoli da tutte le parti del mondo, da tutta Italia. Grazie per essere qui e un abbraccio a tutti e un augurio di un grandissimo anno nuovo. Grazie. Al paese, la straordinaria energia di Piazza Plebiscito con più di 25.000 persone che chiedono finalmente più serenità e un abbraccio, un modo per stare insieme che superi le difficoltà di questo periodo.